Domenica 29 settembre 2024, siamo a Robecco d'Oglio, la partita vede in campo il Robecco contro la Canottieri Baldesio, formazioni in sovraimpressione. Le due squadre si sono incontrate poco meno di un mese fa, nella seconda partita della Coppa Lombardia, e la squadra del Robecco aveva battuto la Canottieri Baldesio con un punteggio tennistico 6-1. E vedremo quest'oggi se la squadra è vestita di bianco che viene da Cremona, la Canottieri Baldesio appunto, riuscirà a vendicare calcisticamente parlando il cocente risultato di quella partita. E intanto inquadriamo le panchine delle due squadre, della Baldesio in questo caso e poi del Robecco, per onorare anche i giocatori che dovrebbero entrare a sostituire eventualmente i loro compagni di squadra. Tutto è pronto, campo in perfette condizioni, temperatura piacevolmente calda anche se siamo in autunno e la partita può avere inizio. Siamo al terzo minuto del primo tempo, corner per il Canottieri Baldesio, cross in area e Zanotti appoggia la palla in rete per il primo gol, indisturbato. Evidentemente i primi secondi delle partite per il Robecco cominciano a diventare fatali. La settimana scorsa, nella seconda partita di campionato, il Robecco riuscì a subire un gol addirittura entro i primi 8 secondi. Vediamo a rallentatore questo corner che viene battuto indietro dalla Canottieri Baldesio per un cross che entra nell'area piccola del portiere, che dovrebbe essere regno proprio di dominio del portiere, ma viene usurpato da Zanotti che appoggia di testa la palla in gol per il primo gol della Canottieri Baldesio. Ed il quarto minuto inizia con il Robecco in svantaggio per 1-0. E al quinto minuto ci prova il Robecco dalla fascia sinistra, palla per Abdel, Abdel per Sordini, Sordini che accentra il pallone per Busserane, Busserane imbuca perfettamente, ma è il numero 4 Scarabelli che anticipa tutti, il capitano della Canottieri Baldesio che libera, preme la Canottieri Baldesio e il Robecco ha difficoltà a liberarsi dalla pressione appunto della squadra in bianco. I difensori del Robecco faticano ad allontanare la palla dalla loro area e la palla viene riconquistata appunto da Pirri, che offre la palla ad Antonioli, tira in alto, la palla è troppo alta e sorvola la traversa. E ci riprova ancora il Robecco con Gianluca Girelli che offre la palla a Tosoni, Tosoni lancia Abdel, Abdel avanza sulla fascia sinistra e poi imbuca per Aresi, ma è tempestiva l'uscita di Frué che annulla tutto. Corner per il Robecco, palla che carambola tra Abdel e il difensore e alla meglio su tutti, Frué. Undicesimo minuto, palla sui piedi del capitano del Robecco, Gianluca Girelli, che la difende benissimo e poi pennella un cross per la testa di Aresi che non c'entra la porta. Occasione per il Robecco. 24esimo minuto, l'azione parte dalle retrovie del Robecco, palla sui piedi di Scaglia, centrocampista, che lancia Abdel Terek sulla fascia sinistra, deve affrontare il difensore della Baldesio, Sinelli. Lo supera in velocità, poi deve vedersela con Venturelli e poi tenta un tiro che però colpisce soltanto l'esterno della rete. 25esimo minuto, altro corner per il Robecco, parte il tiro, si alza Gianluca Girelli ma sono le mani di Frué che allontanano il pallone dalla sua area. 31esimo minuto, batte la punizione per la Baldesio, Cavagnoli in area, la alza Campanile, Pirri, la palla discende con il colpo di testa di Bozzoni e poi conquista il pallone però Antonioli, Antonioli dalla tre quarti lascia partire un cross delizioso, portiere fuori posizione e Pirri con un tocco felpato rimette la palla dietro le spalle del portiere Milone per il 2-0 della Canottieri Baldesio. E rivediamo il gol partendo dall'assist delizioso del numero 10 Antonioli, che lascia partire un perfetto traversone che arriva sulla testa di Pirri. Il portiere Milone aveva tentato un'uscita avventata e non riesce più a tornare sui suoi passi e la palla finisce dietro le sue spalle. E sono due i gol della Canottieri Baldesio, che attacca ancora con Sinelli che offre la palla a Zanotti, Zanotti per ancora per Pirri, ma questa volta è Milone che anticipa in tuffo in uscita gli attaccanti della Canottieri Baldesio. Al 35esimo corner per il Robecco, palla che viene allontanata da Cavagnoli, lontano dalla sua area, cerca di controllarla Tosoni ma la palla finisce sui piedi di Favini che lancia Zanotti, Zanotti lascia rimbalzare il pallone, poi controlla il pallone sulla tre quarti, vede avanzare Belfiore, Belfiore avanza vicino al portiere, mette la palla in mezzo e Pirri ancora una volta infila la porta di Milone per la terza volta e porta in vantaggio la Canottieri Baldesio per 3-0. E rivediamo anche questo gol con l'apertura di Zanotti per Belfiore che entra in area. Il portiere Milone non sa se uscire o non uscire, ma si decentra molto lasciando scoperta la sua porta. E per Pirri è un gioco da ragazzi segnare il terzo gol.
e al 36esimo si riparte con il Robecco sotto per 3-0. 38esimo minuto, Robecco in attacco, palla che viene messa in area, viene conquistata da Gianluca Girelli che dà il pallone a Scaglia che la mette in mezzo, ci prova Sordini, mette la palla in gol ma è netto il fuorigioco. 45esimo, Gianluca Girelli lancia Abdel Tarek che entra in area, poi fa tutto da solo, troppo da solo, e la palla è alta. 47esimo minuto, punizione per la Canottieri Baldesio della tre quarti, probabilmente l'ultima azione del primo tempo, parte il tiro, Milone con un colpo di reni sventa il quarto gol e su questa bella parata del portiere del Robecco l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Risultato parziale, Canottieri Baldesio 3, Robecco 0.